La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Benvenuti a questa celebrazione eucaristica. Abbiamo la presenza anche di un sacerdote di Lodi che concelebra, Don Giancarlo, un gruppo di anziani guidati dai giovani della comunità di Sant'Egidio. Poi ascolteremo anche una loro testimonianza e una loro richiesta. Ecco, prima di metterci in ascolto della parola che il Signore ci rivolgerà, ci riconosciamo peccatori, chiediamo perdono per le nostre colpe. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di Te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la Tua misericordia, perché da Te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo popolo così numeroso?
piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Ripetiamo insieme: quanto amo la tua legge, o Signore. Quanto amo la tua legge, o Signore. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, o Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile ad una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Parola del Signore. Il regno dei cieli è simile a un tesoro. Tesoro è una parola che ci richiama qualcosa di grande, di prezioso. È una parola da innamorati, ma anche di Vangelo. Accade con Dio ciò che accade a chi trova un tesoro o una perla, un capovolgimento totale e gioioso che travolge l'esistenza. Sant'Agostino, nel libro delle Confessioni, ad un certo punto esclama: «Troppo tardi ti ho amato, o bellezza tanto antica e tanto nuova». Come dire: «Ti ho scoperto, Signore, come il tesoro della mia vita, ma ho sprecato del tempo in cerca di altri beni che sembrava potessero darmi la gioia, la pienezza di vita, e non è stato così». Tesoro e perla sono i nomi che dà al suo amore chi è innamorato. E viene da chiedersi: ma Dio per te è un tesoro o a volte soprattutto una fatica? È davvero la perla della vita o sembra colui che ci impone dei doveri? La prima lettura ci ha presentato il re Salomone che fa una preghiera al Signore. Dice: «Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo». Chiede dunque la sapienza, quel discernimento che sa distinguere il bene dal male, ma anche ciò che è bene per la propria vita, per la propria gioia. E il Signore gradisce quella richiesta. È che è una preghiera che vogliamo far diventare anche nostra. Qualcuno ha detto: non sanno cosa si perdono quelli che non conoscono il Signore. Ed effettivamente, se mettiamo a confronto i santi e i ricchi e i potenti e guardiamo i loro volti, ci accorgiamo che sono diversi.
Ecco, la caratteristica dei santi è sempre stata la gioia, la serenità, il sentire che la loro vita era nelle mani di un Dio che è Padre e che andavano verso la pienezza della vita. Ecco, chi è ricco e potente facilmente si attacca a quei beni e ha paura di perderli e quindi vive sempre nella preoccupazione, a volte nell'angoscia. Il martirio è il segno più grande della verità di questo Vangelo. Chi trova il Signore trova un tesoro. I martiri hanno saputo dare anche la vita pur di non perdere il Signore, la fede. L'avevano incontrato il Signore, l'hanno sentito come il bene più grande. Certo, è fortuna e impegno trovare il tesoro. Sottolinea Gesù che chi trova il tesoro vende tutti gli altri suoi beni per poter comprare il campo dove si trova il tesoro. Ecco, occorre anche saper rinunciare a ciò che non è in sintonia con quel bene che il Signore ci propone. Allora, in questa Eucaristia ringraziamo il Signore anzitutto per il dono della fede. Credo che tutti noi possiamo dire di aver sperimentato tante volte la fortuna di essere cristiani. Poi spesso mettiamo un po' da parte questa conquista, potremmo dire, questa sensazione e ci lasciamo vincere dalle preoccupazioni, dalla ricerca anche di gioie molto passeggere. Ma è bello quando veniamo qui ad incontrare il Signore, a metterci in ascolto della Sua parola, andare al centro di quello che il nostro cuore ha scoperto. Dire: Signore, ti ringraziamo perché ti sei fatto incontrare, perché ti sentiamo presente nella nostra vita. Aiutaci ad avere quella gioia che solo tu sai donare. Ci alziamo in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. A Dio, che ascolta la preghiera dei figli, non domandiamo ricchezze né lunga vita. Come Salomone
chiediamo il discernimento nel giudicare e un cuore docile. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. O Padre, fonte di sapienza, che ci hai rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la perla preziosa, concedi alla Chiesa il discernimento dello Spirito, affinché ogni cristiano sappia apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Preghiamo. O Padre, nella conoscenza e nella consapevolezza che tutto concorre al bene per quelli che ti amano, dona ai governanti di operare per la costruzione di un regno di pace, di giustizia, di libertà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, ti consegniamo la vita dei nostri fratelli defunti, Aldo, Arduina, Marino, Alba, Maria, Claudio, Livio, Ada e Gidio. Purificati dalla tua misericordia, vivano nella pace eterna dei cieli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, non ti chiediamo le cose superflue di questo mondo, ma dona a tutti noi un cuore capace di scegliere il bene, che nell'incontro con Gesù Eucaristia e nell'ascolto della sua parola sa accompagnare i nostri giovani verso Lisbona, perché venga il tuo regno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Un momento di silenzio, presentiamo al Signore anche le nostre intenzioni personali. Accogli, o Padre, le nostre preghiere che ti presentiamo chiedendo l'intercessione di Maria, Madre nostra e Madre del tuo Figlio Gesù, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora ascoltiamo la presentazione di un progetto della comunità di Sant'Egidio. Potete sedervi. Buongiorno a tutti. Sono Marcella della comunità di Sant'Egidio. Ringrazio Don Lino e tutti voi per averci accolti. Siamo ospiti qui in seminario per un soggiorno estivo con un gruppo di anziani della comunità di Sant'Egidio di Parma, che provengono da varie case di riposo, dalle loro case e dal nostro co-housing che abbiamo in città. Nonostante il periodo di relax, non vogliamo però dimenticare chi non può godersi la pace delle ferie estive. Infatti ci stanno molto a cuore i nostri amici della comunità di Sant'Egidio in Ucraina, dove ancora imperversa una guerra crudele. L'Ucraina ha bisogno di pace e la solidarietà è uno dei volti della pace, anche e soprattutto quando tutto attorno ancora parla di guerra. La vicinanza costante della popolazione ucraina ha permesso a Sant'Egidio di avere un quadro articolato dei più poveri, di quelli che soffrono e della condizione della società ucraina, in modo particolare, come vi dicevo, per i più poveri. La presenza delle comunità di Sant'Egidio ucraine, che pur condividono i dolori, le paure e i disagi come tutti, in tutti questi mesi, nonostante ciò, non hanno rinunciato a esercitare coraggiosamente l'arte della solidarietà. Ciò ha permesso di realizzare una notevole rete di aiuti umanitari, distribuirli sul territorio, anche quelli più ostici, anche nelle zone più colpite. Nell'arco di questi 12 mesi, la comunità ha inviato in Ucraina 1.000 tonnellate di aiuti umanitari,
per un valore complessivo di 14,8 milioni di euro. Sono stati aperti 4 centri in cui facciamo la distribuzione di aiuti ai rifugiati interni, a Leopoli, a Ivano-Frankivsk e in 2 quartieri di Kiev. Nei 4 centri ogni mese vengono distribuiti circa 9.000 pacchi alimentari. Nel complesso sono stati donati 62.400 pacchi alimentari e sono state aiutate 15.000 famiglie. Oggi, con le offerte che verranno raccolte durante la messa, chiediamo il vostro aiuto per contribuire a sostenere i fratelli nostri in Ucraina. È un aiuto di pace, sapendo che il poco di molti può fare tanto. Grazie. E fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo spirito operante nei Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Adriano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Thank you.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che oggi si ritrovano sul Penna un gruppo di famiglie della parrocchia presso la baita della parrocchia di Bedonia e alle ore 16:30 sarà celebrata lassù una santa messa. Ricordo il 2 agosto l'indulgenza plenaria del perdono di Assisi alle solite condizioni, confessione e comunione nell'arco di 15 giorni, la preghiera secondo l'intenzione del Papa, la visita ad una chiesa. Venerdì 4 agosto è il primo venerdì del mese, qui in Basilica alle ore 16:30 si incontra il gruppo di preghiera di Padre Pio per la recita del Santo Rosario, l'adorazione eucaristica e la Santa Messa. Sempre venerdì alle ore 21, la seconda serata culturale nella sala convegni del seminario. Ecco il programma delle serate culturali, lo potete trovare all'uscita dal santuario nella locandina. Domenica prossima, la giornata mondiale della gioventù, abbiamo ricordato nella preghiera dei fedeli i giovani, e sono tanti, della diocesi di Piacenza sono circa 600 che partecipano alla giornata mondiale a Lisbona. Ecco, domenica prossima alle 10 nell'oratorio di Fontana Bonardi sarà celebrata una santa messa per la festa della Madonna della Neve e alle ore 18 nell'antico santuario si terrà un concerto di organo e violino. A tutti voi l'augurio di una buona settimana. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.